Il mondo del circo ha sempre attratto e affascinato non solo i più piccini. Da oggi diventa, diciamo, una realtà nel territorio di Noventa di Piave grazie ad un particolare progetto sostenuto dall'amministrazione. E sono in compagnia del vice sindaco Claudio Marian. Parliamo proprio di questo progetto. Di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto si tratta di un'opportunità per il comune, ma soprattutto per il territorio. Cioè, questa nasce a collaborazione appunto col dottor Serena della famiglia degli Orfei, che è venuto in comune e ci ha proposto di dire: perché non facciamo una scuola di clown? Tutta una serie di iniziative che possono portare giovamento al territorio, quindi parlo di una mostra su Moira Orfei o a novembre un workshop con il famoso clown Davide Lariblè. E noi come amministrazione ha detto: perché non possiamo... Cioè, non potevamo dire di no, perché questa diventerà un'opportunità per il nostro territorio. Un progetto che è ricco di tantissime attività che dovevano partire proprio da oggi, domenica 1 maggio, invece saranno rinviate al 2 giugno. Quindi per quanto ci sarà questo progetto a Noventa? Giustamente il 2 giugno cominceremo con la prima attività, che è quindi dei workshop per i bambini, con i ragazzi che sono andati a Tusik e Valles, The Black Blue Brother, e da ottobre partirà la scuola, che fino a maggio-giugno sarà aperta. Ci saranno 2 anni di prova e poi vedremo come partiremo, e da lì studieremo il da farsi. E chiediamo anche al vice sindaco se pensa ed in che modo di coinvolgere anche i comuni limitrofi. Sì, non solo i comuni, ma chiederemo anche alla regione di partecipare, perché io da amministratore penso che queste attività vadano condivise, perché Noventa può essere la sede, poi però io spero che il progetto prenda piede e che quindi tutto il territorio possa giovare di questo, sia con collaborazioni fattive sia con le utenze. Ed ora sono in compagnia di Alessandro Serena, promotore di questo progetto, diciamo che fa parte delle famiglie, della gente, del circo, come Alessandro l'ha definita prima. Allora, proprio qui nel nostro territorio sono molte le famiglie che tu hai citato che collaboreranno. Perché portare un progetto come questo? Dunque, perché portare un progetto come questo? Perché il circo all'inizio del nuovo millennio si sta riscoprendo come una forma d'arte veramente popolare nel senso più nobile del termine, ma allo stesso tempo capace di raggiungere dei contenuti profondi sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sociale. Allora, nella mia introduzione ho detto che il mondo del circo da sempre ha affascinato e attirato nell'immaginario di molti, nel conoscere quella che è la vita anche di sacrificio. Da oggi questa vita sarà vicina ai bambini, che potranno, diciamo, dilettarsi con delle attività particolari che tu stesso hai definito un'offerta di arricchimento rispetto a quelle che sono già le attività sportive che un bambino può praticare. Io ritengo però che il circo abbia... le tecniche circensi abbiano qualcosa in più, ovvero uniscono da una parte il rigore e la disciplina dello sport, quasi anche marziale, alla creatività del teatro. Quindi grande varietà, grande rigore, ma anche molta allegria e divertimento. Allora, è un progetto articolato, diciamo strutturato in diverse fasi, e avrà una sede operativa che sarà proprio la loggia del comune di Noventa di Piave. Che cosa farete qui e quali saranno le attività che nel lungo periodo andrete a proporre? Qui avremo la nostra sede operativa, quindi una sorta di ufficio. Utilizzeremo questi spazi per alcune mostre, tra le quali quella dedicata a Moira Orfei è quella più attesa, ma anche per delle attività laboratoriali, quindi corsi di clowneria, di giocoleria. Ed abbiamo parlato dell'approccio dei bambini a questo mondo, ma e per gli adulti che magari conservano ancora un bambino all'interno, che cosa si può fare? Noi offriremo dei workshop senza la necessità di frequentarli tutte le settimane, workshop più brevi, più intensivi, anche agli adulti. Sono molte richieste in questo senso e cercheremo di accontentarle tutte. Bene, ringrazio Alessandro Serena, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi.